Dalle simulazioni di emergenza ai laboratori sulla nutrizione e quelli di primo soccorso, dal giro sul carro trainato da un asino ai mezzi delle forze dell'ordine ed infine un'intera area dedicata allo sport. All'Arezzo Fiere Congressi ancora un successo per la seconda edizione della Festa dei Bambini del Calcit, pensato dal Comitato Aretino e da OPI per promuovere sicurezza, salute, sport e divertimento. Tante famiglie di Arezzo, tanti bambini, tanti genitori, tanti nonni hanno partecipato alla seconda edizione della Festa dei Bambini Calcit. Tante enti, associazioni private e pubbliche hanno messo insieme le energie per creare una giornata dedicata a loro, ai più piccoli, con tanti colori e tanti laboratori che possono in qualche modo far insegnare attraverso il divertimento piccole cose che possono anche salvare la vita. Un'intera città presente con tante associazioni pubbliche e private per favorire la prevenzione e i corretti stili di vita. Che è appunto lo scopo principale, far trascorrere una giornata alle famiglie e ai bambini e immettere, diciamo, in loro tutti quelli che sono i valori positivi, dalla prevenzione all'educazione al divertimento ovviamente. Presente anche un baby pit stop. Fa parte del programma Insieme per l'Allattamento, che è stato voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per tutelare i diritti dei bambini, soprattutto il diritto alla salute. E il nome deriva dalla Formula 1 pit stop, cambio gomme e pieno di benzina. In questo caso abbiamo cambio pannolini e pieno di latte. La maratona di raccolta fondi sosterrà i progetti del Calcit, uno su tutti il servizio scudo di cure domiciliari oncologiche che quest'anno compie 20 anni. Che è uno dei servizi più strategici, più umani, più importanti che la città di Arezzo e tutto il territorio aretino conosce. È l'accompagnamento delle persone che hanno dei gravi momenti di difficoltà e delle loro famiglie. Tanti auguri, scudo, tanti auguri! Tanti auguri!